Parta. Registrazione in corso, sono le 9.06, buongiorno a tutti, procediamo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica me la chiede. Barros Paolo. Buongiorno, presente. Cerisola Marco. Corrente Giulio. Buongiorno, presente senza giustifica, grazie. Cuoci Maurizio. Presente con la giustifica, l'unica cosa è che mi ha mandato un messaggio la consigliera Tallarico che mi dice che non riesce ad accedere. Sì, mi sta continuando a chiamare, ma se io rispondo al telefono mi cade la connessione. Certo, perché dice che non c'è il link, pure a me infatti, dice che non c'è il link e non lo vede in calendario, quindi non so, vabbè, lo faccio. Ditegli di chiamare Carmen, perché io non posso rispondere al telefono. Ok, ciao. Poi eravamo rimasti, ok, De Iulis. Lepidini. Mancuso. Pronto? Pappatà. Presente. Tallarico. Perfetto, procediamo con il verbale che è caricato sulla piattaforma. Corrente non è il presidente della commissione, il consigliere Barros è il presidente della commissione. Corrente è un consigliere, era presidente. Buongiorno. Buongiorno. Alessandra, io non potevo rispondere al telefono, semplicemente perché mi connetto con il telefono, quindi se rispondo cade la connessione. Sono d'accordo con lei, adesso lo faremo presente in commissione. Sì, Maria, non so che cosa sia successo, perché avete tutti i link... Ma io non ce l'avevo, non lo vedevo. Il link c'era perché io l'ho girato. Alessandro, ho chiamato per chiedere aiuto a chiunque. Io non l'ho visto, Maria, e non sto dicendo che mi aspettavo di trovarlo come sempre nella sezione del calendario. Invece vedo solamente le commissioni a seguire, la capigruppo, per cui è una cosa insolita per me. Sono d'accordo con lei anche su questo. Ma avete iniziato? In questo momento, 2 minuti fa. Oddio, buongiorno a tutti, stiamo leggendo il verbale? Sì. Ok, vado. No, mi sembra... Buongiorno a tutti. Buongiorno, hai bisogno della giustifica, Massimiliano? Questo numero da cui mi avete chiamato, io posso... perfetto, un attimo solo che me lo segno, in modo che eventualmente per una... Buongiorno. Buongiorno. E non più da un annetto. Ha fatto l'appello? Sì, stiamo esaminando il verbale. Grazie.
Per me va bene il verbale. Va bene. Ok. Anche per me sono cuoci, va bene il verbale, grazie. Perfetto. Maria, io sto apportando delle modifiche, una intanto l'ho già messa in chat, poi le leggo tutte assieme per praticità. Perfetto, perfetto. Allora Maria, sempre a pagina 2, senza che lo scrivo perché è banale come modifica. Sì. Il mio terzo intervento, così rappresenta che oggi si dà parere sul progetto presentato, ma non la toglie. Quindi poi, quando dice oggi, rimandando l'espressione di parere, si rischierebbe di ritardare l'avvio. Ok. E poi continua, si potrebbe prevedere anche una fascia serale. Perfetto. Se non si presenta proprio, senza neanche dire che non poteva, è uguale. Quindi, ok. Maria, con i soliti... Okay. Sì, Alessandra, ti sento malissimo. Va benissimo. Adesso mi senti? Sì, sì. Buona giornata, salve. Ok, allora con il solito criterio vediamo un po', abbiamo impiegato, penso, lui nella lettura del verbale. Perfetto. Quindi la mia solita frase di tutela per esercitare ancora il mio mandato politico. Perfetto. Non mi sembra di essere stata d'intralcio, per cui tendo a precisarlo, mi devo coprire le spalle. Sì. Maria, scusami, nella chat ho messo la frase, la sì. Leggo, però c'è una piccola modifica, nel senso il consigliere corrente riferisce che il ritardo è dovuto alla mancanza di stalli disponibili alla metro Laurentina. Sì. Così una linea è diventata circolare e invece che gli altri due, già è corretto, gli altri due capolinea sono stati posizionati in via l'America. Sì, sì, no, rimane. Oh, ok, va benissimo. Maria, se posso... banalissima sì. Precisazione, tanto il mio intervento sta a pagina 3, la parte alta. Consigliere Mancuso ricorda giovedì 10 si dovrà un semplice defuso. Ok, aspetta che cambio pagina. Allora. Ok. Ok, si dovrà esprimere un parere, io direi, sulla delibera riguardante anche lo stadio di Tor di Valle, perché in realtà lì il problema è il business park, okay. Cioè il nuovo centro direzionale con annesso campo da gioco. Va bene. Grazie. Per il resto ho visto insomma che... Chiarissimo, grazie. Va bene. Ok. Proprio stamattina. Scusate, ma c'ho i rumori sottofondo, stanno tagliando l'erba qua sotto casa, quindi sentite questo rumore... E quando la tagliano non vi lamentate, quando non la tagliano ci lamentiamo. No, no, è il condominio. È condominiale. Certo, la battuta. E chiedo al presidente poi Barros, quando è finita l'approvazione del verbale, se posso chiedere una cortesia, magari se possiamo mandare una nota alla direzione tecnica sui parcheggi sul lato destro, cioè venendo dall'EUR,
di via Oceano Pacifico, Pacifico, scusate, Oceano Indiano, che è proprio di fronte alla scuola, che non ha alcun senso, anzi sono pure pericolosi. Dopo. Va benissimo, consigliere Mancuso. Scusate, devo cambiare apparecchio con il quale sto collegando. Per un minuto, 30 secondi, sarò fuori, non mi vedrete, quindi non sento nulla.
Mi sentite? Sì, sì, molto sì. Bene. Ho cambiato apparecchio. Allora, per me il verbale intanto va bene, grazie. Ok, scusa Massimiliano, non ho sentito la risposta di prima. Ti occorre la giustifica? Sì, 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 grazie. Perfetto. Per me il verbale ok. Massi, se sei pronto, passa a te la palla. Io finché riesco a rimanere connesso, ci sono. Poi se stacco, perché sono impossibilitato, va bene? Sì, grazie Paolo. Guardate, io vi chiedo solo una cosa. Siccome ho purtroppo una connessione alquanto ballerina, infatti adesso già mi sono dovuto spostare da un apparecchio a un altro. Ecco, chiedo un po' di collaborazione alla commissione, perché non ho una connessione stabile e magari in alcuni casi potrei addirittura perderla. Quindi ecco, se non mi sentite o vi avviso via telefono, casomai a qualcuno di voi. Poi quando vuoi mi dici Paolo. Comunque in questo momento siamo tutti? Mi sembra di no. Manca il consigliere Lepidini, che comunque si sapeva che non sarebbe venuto, e come al solito il consigliere Ceresola. Lepidini ha detto che si faceva sostituire da Gagliardi, quindi penso che poi arriverà Gagliardi. Quindi io vedo Alessandra Tallarico, vedo Maurizio Cuoci, vedo Giulio Correnti. Yes. Claudia Pappatà, Paolo Mancuso, poi c'è Maria e basta, insomma, e Paolo Barros. Sì. Ok, vi chiedo di darmi una mano anche nell'eventualità dovesse entrare qualche ospite, che comunque mi sembra fosse atteso non prima delle 9:30, giusto? Sì. Ok, Paolo, ti vedo con una mano alzata. Sì, è per quello che dicevo prima. Io chiedevo la cortesia, se fosse possibile e se condiviso, come ho già detto varie volte, se era possibile fare una nota alla direzione tecnica, credo che sia l'ingegner Ventrella che si occupa delle strade, per chiedere di valutare, io li cancellerei proprio, quei 6-7 parcheggi che sono su Via dell'Oceano Indiano, in corrispondenza del Liceo Caravaggio, quindi il lato che va da Via Legeo verso Via Camillo Sabatini, perché lì sono estremamente pericolosi, non hanno un senso, in genere lì ci parcheggiano una macchina ogni tanto, spesso sono le macchine che vengono, diciamo, prese a noleggio, insomma, che ci sono le varie società che Paolo, eventualmente Roma. Ne parliamo tra le varie ed eventuali. Sì, sì, tra le varie ed eventuali. Io l'ho detto adesso più che altro perché alle 9:30 credo che cominciavamo il secondo punto all'ordine del giorno. Allora, visto sì. Che avevamo 3 minuti a disposizione, ecco, solo questo qua. Vediamo, casomai lo vediamo un attimino dopo tra le varie ed eventuali a verbale, così. In modo che poi anche Barros, diciamo, uno possa eventualmente approfondire e fare, se c'è bisogno, anche una commissione specifica. Perché l'assessorato all'urbanistica ci ha ribadito più volte che è una competenza del municipio, perché tutto questo nasceva dal fatto che hanno fatto la corsia ciclabile, per cui hanno spostato i parcheggi al centro, ma qui è una cosa... Fossero stati già dall'inizio di Via Legeo, aveva un senso, ma qui è tutta la strada che è totalmente libera. Ne hanno piazzati alcuni lì che non hanno alcuna logica, se non quella veramente di mettere in difficoltà, insomma, gli automobilisti calmi e tranquilli che guidano sulla destra, perché poi dall'altra parte ci sono quelli che vanno ben oltre 50 km all'ora. Va bene. Questo qui, grazie. Ok, Maria, una cosa, allora vedo che alle 9:30 erano invitati il Dipartimento Mobilità, Agenzia Roma Servizi per Mobilità, Direzione Tecnica, Polizia Locale. Hanno tutti quanti confermato la presenza o no? Nessuno. Non è arrivato né che partecipano né che non partecipano. Benissimo. Per il punto 3 invece hanno già confermato o no? Neanche.
Aspetta, c'è stato un precedente, perché tu non eri ancora arrivato. Ha chiamato l'assessorato alla città in movimento, riferendomi che in realtà l'assessore calabrese ha semplicemente firmato una nota congiunta con l'assessore Montuori. In realtà per lo stadio della Roma, chiamiamolo così, se ne occupa Montuori, quindi lui non parteciperà perché non competente in materia. Dunque, il punto 3, sì, perché era il progetto, ok. Quindi avevamo sbagliato a fare un invito qua. Magari era firmata da entrambi. Infatti quello è. Fuori che da Calabrese, quindi insomma per competenza, e la delibera è stata segnata alla Commissione 2 e Commissione 4, quindi per competenza si era invitato anche per rispetto istituzionale, se non altro perché l'ha firmata, ecco, perché l'ha firmata. Certamente. Va bene, quindi anche qui non sappiamo, no, perché ultimamente in questa commissione rischiamo spesso di fare delle commissioni dove poi praticamente parliamo tra di noi, tranne qualche raro interlocutore. Allora, una cosa, siccome, aiutatemi a vedere se è arrivato qualcuno o è in sala d'attesa qualcuno. Ah, non c'è nessuno. Allora ragazzi, visto che sono le 9:29, ancora non c'è nessuno, non sappiamo, visto che non abbiamo avuto conferme, se non ci sono problemi io farei 5 minuti di sospensione, vediamo se arriva qualcuno e tra 5 minuti ci ricolleghiamo. Perfetto, allora interrompo la registrazione. Va bene, 5 minuti, sono le 9:35 e riprendiamo. Perfetto. A tra poco.